Da quanti anni che dipingi? È tantissimo, io ero piccola che già sporcavo i muri di casa con la matita. Le mie prime ispirazioni, era un pittore americano che dipingeva fiori e in un modo, erano grandi, era come entrare un po' nel fiore. E il mio pregio migliore è essere solare, simpatica e sono sempre, insomma di solito sono sempre allegra. Il mio peggior difetto è che urlo molto! La mia citazione preferita è: non esistono sogni troppo grandi. Ciao! Lei è mia sorella. La mia aiutante, quella che mi dà le idee e mi dà lo stimolo. Dove dobbiamo andare? Io amo l'America. New York, Miami, Atlanta, Kansas City, San Francisco, Las Vegas. La mia mamma è la prima creativa, è quella che fa un sacco di cose anche per il lab perché lavora all'uncinetto ed è bravissima. Ah, l'arte italiana. Michelangelo, Giotto, Leonardo, Belletti. Gelati? Gelati? No, questa è la mia pasta. Adesso ve la faccio vedere. Ecco qua. Questa è la mia pasta. La fanno solo per me. Raggiunge spessori che solo questa può ottenere. Il lab è composto da diverse stanze, c'è la stanza principale che è quella dove dipingo, è uno spazio molto grande, ci sono 7 cavalletti tutti in fila e c'è tutta l'attrezzatura per lavorare. Poi c'è la stanza della resina dove verso la resina mettendo i quadri a livella e li lascio in asciugatura. Poi c'è la stanza delle fotografie, tutta bianca, per fare le fotografie. Poi dopo c'è l'ufficio è un po' relax, prendere il caffè e porre un po' di chiacchiere. I miei quadri vengono spediti con una scatola che ho fatto fare apposta perché vengono spediti soprattutto negli Stati Uniti e quindi è una scatola molto resistente, già predisposta nelle misure che utilizzo negli Stati Uniti. Da qua a qua. I miei soggetti principali primi sono stati i fiori. I fiori è perché mi piaceva molto andarci dentro, quindi diventavano fiori molto grandi, tutti molto pastosi. I fiori hanno tutta questa materia che io riesco a rendere benissimo con la mia pasta e quindi rimangono i miei primi soggetti e quelli che ho più nel cuore. Poi dopo ci sono stati gli animali della fattoria, animali. Quindi maiali, mucche, asini, tutti questi animali, le galline, ultimamente sto facendo anche le galline che sono veramente molto carine. E poi dopo ho invece fatto il mare con tutti i pesci, queste, oppure le meduse, queste viste marine, molto molto belle. E poi mi sono dedicata anche ai ritratti dei cani, soprattutto cani e gatti anche, ma in particolar modo i cani. I cani mi
vengono molto bene, mi faccio ispirare dalla mia Siri, e le faccio le fotografie del naso e in particolare dei suoi begli occhioni e cerco di renderli al meglio per il cliente che in genere ha molto nel cuore il suo animale.